Bene ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questa volta ho affittato da Lori Kid e da Andrea Zigliani il buon Andrea Gotti. Ciao ragazzi. Dov'è che siamo? Siamo a Pila. Pila, Siamo a Valle d'Aosta. Pila Bike Land. Vi faccio vedere quella laggiù che si vede è Pila. Là c'è lo Chamolet dove partono tutte le piste. E questa è tutta la conca di Pila con il Quis lassù. Siamo elettrizzati oggi, e-bike, Fortunatamente. fin quando ci durano le batterie, perché qua è solo salita. E vi portiamo un bel video di dei posti abbastanza epici. Yo! Guarda lì! Ready! Yup! Attenzione, il gesto atletico del buon Colombo! Wow, sentiero nuovo di pacca, ancora un prototipo diciamo, lo vedrete presto nelle pagine di Pila Bike Park. Come potrete immaginare è un sentiero molto flow e adatto a un pubblico molto molto ampio e l'atmosfera però è magnifica, mozzafiato. Cresciuta! Questo è il lago della Société, molto molto carino, un ristorante fighissimo dove ci hanno girato anche un film, e questo sentiero passa proprio nel boschetto sopra. Sarete voi a giudicare quanto è magica questa atmosfera. Anche se il bosco qui c'è un molto bello per andare a funghi. Adesso parte una tratta tutta a gobbe, molto molto interessante da pompare, e il motore qua delle bike si stacca e questa è la partenza invece del Quis 1, una seggiovia che si usa d'inverno oppure d'estate ad agosto. Attenzione, vediamo ancora una serie di loops per lui. Com'è? Bella, carina, a parte il doppio che non ho visto. Adesso è ancora un po' molla, però tra vabbè, divertente comunque. Sì. Dopo tanta salita abbiamo fatto anche il primo sentiero di giornata. Era diciamo una pista family
po' comunque più flow, più semplice, che aprirà per inaugurata quest'anno il bike park. Adesso saliamo per un'altra discesa in un'altra zona poco esplorata dal bike park, e fatemi sapere poi se vi piace. Andiamo a mangiare. Siamo arrivati in cima allo Chamolet. Qua partono tutti i sentieri del bike park praticamente, e invece noi andiamo in su verso il lago Chamolet. Sei pronto? Fino a quando la batteria di Francesco non si spegnerà. Questo è chiamato il sentiero delle marmotte perché ci sono tantissime tane intorno, e vediamo se riusciamo a beccarne qualcuna. Già prima, durante la salita, era pieno, ne abbiamo viste a decine, e qui è molto più panoramico, magari qualcosa si vede. Abbiamo visto, vediamo un po' di salita, abbiamo visto più marmotte stamattina che su un libro di animali. Invece qui nel sentiero delle marmotte non abbiamo visto neanche una. Wow! Magari lo avete portato? Tuffetto? Ehi! Però se sa mai che se scappa qualche caduta, qualche giorno, sicuro che infatti ho sbagliato strada. Dimenticati gli sci lì alla graticola, dimenticati gli sci. Yeah. Oddio, volevi farmi finire nel laghetto? E infatti allora bagno e sono. Sono i pesci? Non credo. Si ributtano di solito. E sono. Sembra, ma va a sale. Wow.
Com'è andata? Super. Grazie. Piaciuto il giro? Certo. Se anche a voi vi è piaciuto il giro, mettete un like, iscrivetevi al mio canale e scrivete nei commenti cosa ne pensate di Andrea Gotti. Ah, alla prossima, ciao! Oh oh oh! Save it! Ho detto va di qua, va di là, va di qua, di là. Ho visto che c'era il buco, ho detto no. Che figata, bellissimo.